Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Underlink 91 su Razzima Eleven Go Chronostones. E prima di iniziare questo secondo episodio ci terrei un attimo, giusto 30 secondi di orologio, a parlarvi un attimo della grafica. L'ho cambiata dal primo episodio, questa è molto meglio, ci ho lavorato molto di più. E i personaggi che vedete oscurati sono i personaggi che ancora devono apparire, non sono ancora apparsi nella storia. E man mano che appariranno, appunto aumenterò la loro luminosità fino a farli diventare chiari come quelli che sono già apparsi. E inoltre ho spostato giusto lo schermo inferiore e lo schermo superiore di poco. Modalità viaggio temporale. Aspetta! Ma lo zaino! Che costa pure tanto con quel simbolo! Su eBay veniva 150 euro! Insomma, magari in Giappone costa di meno. Non lo so. Forse è in Azuma City, ma in Azuma City non esiste, quindi non posso neanche andarci a comprarlo e là pagarlo di meno. Eh? Sei ad Okinawa? Sì. Dove mi trovo? È iconico il posto, dai. Cioè, l'unico posto dove i giapponesi vanno in spiaggia è Okinawa. Un attimo, credo di sapere dove sono. Dove ti trovi? Ora cerca di scoprirlo. È sicuramente Okinawa, perché se tu dici spiaggia, dimmi una spiaggia giapponese, tutti quanti ti diranno Okinawa. Non è proprio la città, non è tutta la città è una spiaggia. Non ti ho visto in giro prima d'ora. Fammi indovinare, città scolastica? È più o meno. Mi hanno rubato lo zaino però. Meglio non disturbarli, perché stanno solo facendo un po' di stretching, quindi potevamo anche parlarci. Se non faccio un bagno ogni mezz'ora, mi è impossibile restare al negozio tutto il giorno sotto questo sole. Magari farò una siesta. Signorina, come la capi... Ma questo è un campo da calcio, quindi esiste ancora il calcio. Che si dice, fratello? Sei venuto a cavalcare un po' di onde? Ecco. Se non era chiaro prima, lì c'è un punto di recupero, ma... Vai a fare due passi e prova la spiaggia di Nananna Est. È davvero, come dite voi, giovani, celestiale? Ah, spaziale! Io non dico né celestiale né spaziale. Io dico, è da paura, è da urlo, è da sturbo. Ma spaziale? Spaziale quando ci sarà Go Galaxy. Questo posto è... Al limite. Forza tesoro, è ora di andare. Mamma! Ok. Che poi è l'unica volta in cui si vede la mamma di Arion. Per quello che ne so io, non so se in Galaxy si vede. Mamma! E quello... sono io! Sì, caro. È quel giorno a Okinawa. Vedi che è Okinawa? Sto forse sognando. Oh, un cucciolo! Aspetta, Arion! No, non sto sognando. Questo è il giorno in cui ho incontrato il calcio per la prima volta. Ma è stato 10 anni fa. Com'è possibile? Non hai bisogno di comprendere. Devi solo accettare la nuova realtà che sta per materializzarsi davanti ai tuoi occhi. Da oggi in poi il calcio non avrà più alcun significato per te. Ok, praticamente ora succede... Arion! Sì, è questo il posto. È qui che mi sono innamorato del calcio. Quel pallone mi ha salvato la vita. E io l'ho dedicata al calcio. Inizializzazione, correzione. Modalità attacco. Correzione. Secondo te... Arion! Interruzione temporale e correzione implementate. Non preoccuparti, non sei morto. Ti sei completamente ristabilito nel mese successivo a queste coordinate temporali. Ma il tuo amato coordinate è stato cancellato. Perché, cioè, sulla spiaggia? Cosa? Cosa? Il calcio? Devo... I ricordi superflui sono stati eliminati dal tuo cervello. Bene, è fatta. Missione compiuta.
Quindi per te mandare un bambino in ospedale è una correzione temporale? Vabbè, più in là ce lo spiegheranno perché è correzione. Io amo il calcio. Oh! Che cosa? Non se l'hai dimenticato! Io amo il calcio! Davvero! Il calcio è tutto per me! Ah, sì! Lo devo proteggere a tutti i costi! Non è possibile! Oh, invece sì! Non potrei mai dimenticarmi del calcio! Non puoi rubarmelo! Non te lo permetterò! Esatto! Vai, Iron, resisti! Che cosa succede? L'interruzione temporale non sembra aver avuto effetto su Iron. Eh no, ma per forza. Intende ribellarsi a questa nuova versione della realtà? Sì. Ma è assurdo, tale eventualità non dovrebbe nemmeno essere... Voi zitti, voi santoni, che barba c'ha questo? Ma che è? Mamma mia, che schifo. Peggio della mia la porta. Cioè, la barba che gli esce da qua, ma che è? Ricevuto. Cioè, se fosse tutta quanta uniforme, dice, oh, ma solo qui, poi, cioè, tutto il resto è rasato. Che fa? Quando si fa la barba se la alza e passa sotto. Mamma mia. Con chi parli? Ma spero se la faccia da solo, perché sennò il barbiere davvero deve proprio lavarsi le mani con l'acido dopo che ha finito. Fa un po' schifo. Situazione risolta. È stato proposto un nuovo piano d'azione. Ah. Cosa? Che significa? Cosa? Ma dove mi trovo? Benvenuto. È il momento per il tuo amato calcio di finire sotto i riflettori. Salve. Voi siete? La Alpha e Co? Siete calciatori. Un termine così triviale non si addice a quelli come noi. Siamo agenti del tempo autorizzati a intervenire nel flusso temporale. Più comunemente detti calciatori interdimensionali, cose del... La nostra missione è creare una nuova realtà in cui non ci sia traccia del calcio. Però siete bravi a giocare. Non dirai sul serio! Questa storia l'ho già vista... 1, 2, 3, 4... Questa è la quinta volta che la vedo. Sì. Di gente che vuole eliminare il calcio ma è brava a giocare. Sì. Elimineremo il calcio per sempre. Se te ne sei convinto, procedi. Modalità attacco. Non ve lo permetterò mai! Ah! Super Sega Svalato! Yeah! Che bello. Gli spiriti guerrieri neutralizzati da un singolo calcio. Il tuo spirito guerriero è patetico. Non ho mai dovuto affrontare niente di simile. Affermativo. Inoltre non vincerai mai più. Come funziona? Fammi capire. Vabbè però. Non è neanche tanto giusto, eh. Beh, allora come ci si sente? Adesso capisci, è questa la vera natura del calcio. Cioè torturare un ragazzino minorenne a suon di pallonate? Il calcio è dolore, è fatica e sofferenza. È quello che ha patito la Raimon per riuscire a vincere il cammino imperiale. Noi non abbiamo bisogno di dolore e sofferenza. Quindi non abbiamo bisogno del allora, calcio. Allora già, questo è un altro discorso. Noi... Noi abbiamo bisogno del calcio! Abbiamo bisogno del calcio. Il coniglio. Giusto, Arion? Questo è un coniglio verde. Non era questo che volevi dire? Io dico di sì. Ma chi... Chi sei tu? Chi sono io? Il mio nome è Feirune. E proprio come te, Arion, credo che abbiamo bisogno del calcio. Assolutamente. Ti diverti a prendertela con uno solo? Beh, ora che siamo più equilibrati, cosa ne dici di risolvere la questione con una bella partita? Aspetta, equilibrati? Equilibrati? 2 contro 11 non è proprio la mia idea di equilibrio. Magari Fei è super potente. Non ti preoccupare, lascia fare a me. Ricevuto, rimaniamo in attesa. Fateci sapere quando siete pronti a... Cosa? Ah, cioè, aspetta, facciamo una partita, vi distruggerò da solo.
Ok, quando siete pronti a procedere, fatecelo sapere. Qui c'è Fei che ha detto che ci vuole aiutare, quindi non perdiamoci in chiacchiere e vediamo cosa vuole fare. Non preoccuparti, ci penso io. Ah, ok, devo parlare con Alfa. Bene. Siamo pronti ad avviare le operazioni. E voi lo siete? Insomma, capisco. Tuttavia, sembra che manchino le risorse. Forse no! No, non mancano! Allora, che te ne pare? Ma che... Interessante. Davvero? Molto interessante. Okinawa Surf Supper, ovvero cena surf. Caro, credo che anche oggi avremo un sacco di clienti. Oh, contenta tu. Già, saremo sommersi di ordinazioni di sicuro. Gammon. Backgammon? Ok, scomparso. Bene allora, forse è meglio se cominci a preparare... Gammon, ci sei? Ecco, se la svigna proprio quando stiamo per aprire. È insopportabile. Se solo tu sapessi, signorina. O signora, quello che è. Quindi... Eccolo qua, va, ci fa d'arbitro. Eh? Da dove sbuca questo microfono? Se non ti spiace... Ma insomma... Un pochino sì, eh. Oh, sicuro! Voi non preoccupatevi, tipi misteriosi. Lasciate fare a me. Tranquillo. I dati dei giocatori delle due squadre sono stati inseriti nella mente di quest'uomo. Sarà lui a commentare la... Nella mente si possono inserire i dati? Accidenti, datemi una chiavetta USB, fatemi un buco nel cervello e ci metto una chiavetta. A quanto metto lì tutte quante le risorse. La cronaca è una parte vitale dell'esperienza calcistica. Okay. Beh, in un certo senso. Abbiamo registrato la nostra squadra come Protocollo Omega. Il vostro nome, tuttavia, non è ancora chiaro. Oh. Siamo una squadra improvvisata, quindi non ne abbiamo ancora uno. Vediamo un po'. Ci chiamiamo... Gli Arions. In fondo, questa squadra è stata creata per te. Ah. Il nome che ho scelto mi sembra più che adatto. Gli Arions. Bene. Oh, e ti servirà questa. La fascia da capitano. La fascia di capitano? Ovvio. Già, sei tu il capitano, no? In un certo senso sì. Mettetevi belli comodi, amici, perché la partita tra la Protocollo Omega e gli Arions sta per iniziare. Ok, questo commentatore è molto più energetico dell'altro, molto più giovanile, più ganzo. Ganzo non ci dice più, perciò lo dico io, ganzo. Allora dovrò dargli una voce un pochino più... Yeah, più sciolta. Sarà dura. Gli Arions contro Protocollo Omega. Oppure Omega, dipende se siete profumati. E va bene, direi di mettere però... Heiri? Non posso cambiare posto? Vediamo un po' questa Protocollo Omega. Ok. Abbiamo... Hotel, bravo, Oscar, Echo, tutti con le stesse tecniche ovviamente, Golf, India, bravo, Juliet che ha tiro gaussiano stranamente, Charlie e Lima, Mike, Juliet, ancora Juliet, e Alpha, sì perché me la prima me l'ha mandato sopra, ok, Alpha che è il capitano con effetto spirale, tiro gaussiano, insomma tutti quanti le stesse tecniche hanno. E loro non sono da meno. Beh, direi che siamo pronti a iniziare questa partita di amici sportivi di YouTube. Campo sulla spiaggia. Che storia, gente! Siamo al fischio d'inizio! Commenterò questa partita in diretta dal campo... Dal campo spiaggia, sì. Avevo voglia di cominciare, scusatemi. Boh, non so, passiamo un punto a caso. Avvio delle operazioni. Che... Ok, subito è un contrasto duro. Oh, quel povero gamberetto non ha potuto nulla. La Protocollo Omega ha rubato la palla a velocità siderale. Ma cos'è stato? Non ti preoccupare. Gli occhi si devono solo abituare a questo tipo di velocità. Forza, non dobbiamo mollare. Ah. Si è fermato. Perché?
Vai, Arion! Ora abbiamo la possibilità di riprenderci il pallone! Ok. Ma perché si è fermato? Vediamo un po'. Ah, proprio tutorial. Proprio devo andarci proprio di prepotenza contro, eh. Grande! Vabbè, questa era ovvio. Sì, ce l'ho fatta! Conferma delle capacità di Arion Sherwind in corso. Tutto rientra nei parametri noti. Non ti preoccupare dei parametri, Arion! Cerchiamo di tirare! Non ci pensare nemmeno! Sono libero, Arion! Passa! Ottimo. Ok, andiamo! Quando il giocatore si avvicina la porta, bla bla bla, lo sappiamo già. Ok, tiro rimbalzante, vediamo un po'. Tiro rimbalzante! Vediamo che fa questa tecnica. Carina. Ah, è fortino. Che te ne pare? Niente male, devo dire. È tempo di passare alle maniere forti. Oh. Distruggiamoli. Oh. Phoenix sovrano dei cani, vieni a me. Armatura. Wow, però che bello. Oh, l'armatura. Wow, gente, ma avete visto? Uno dei giocatori ha fatto il botto. Altro che fuori dal mondo, fuori da ogni universo conosciuto. Cosa? Si è trasformato? Che tipo di potere è mai questo? È l'armatura dello spirito guerriero. Lo spirito avvolge il corpo, proteggendolo e potenziandolo come una specie di armatura. Per un periodo limitato di tempo si può così disporre di poteri molto superiori a quelli forniti normalmente dallo spirito guerriero. Usare lo spirito guerriero come un'armatura? È davvero possibile? Quando gli avversari sono in attacco, avrai bisogno di una buona strategia difensiva. Eh già, è vero. Andiamo allora, destra. No. Centro. Centrale. Destra. No, ancora centro. È imbattibile, dai. La voglia a dire. Non possiamo fare nulla. È un vero peccato. Ma io direi di farlo avvicinare. Perché sennò perdiamo solo tempo così. Tira. Io ci provo. Parata eccellente. ...236. Gli ha bloccato il cuore quel tiro. Gol! Il finale era già scritto. Cioè, se una pallonata del genere ti colpisce sul petto, penso che non ti fa bene proprio. Che tiro! Non preoccuparti, è solo un gol. Forza, contrattacchiamo. Ok. Ok, i passaggi. Ora che conosci i fondamentali, vai e vinci. Certo! Posso vincere secondo te? Ho in mente una cosa che non funzionerà mai, però se funziona... Vai ora! Evoca! Majin Pegasus Hack! Sì, si chiama Majin Pegaso Demone Alato. O Demone Pegaso Alato. Sta ai giapponesi a decidere come. Ok, ci siamo allora, facciamo un gol! Pugno di Pegaso! Sono troppo forti. Ma se uso il potere del mio spirito guerriero dovrei riuscire a combinare qualcosa. Oh, pugno di Pegaso! Sì, rotta la mano! Vai così! Vai! Gol! Vai così! Yeah!
Alla grande, ragazzi, alla grande. Eccellente. Quindi dovevo proprio evocare lo spirito guerriero. Buono a sapersi, buono a sapersi. Ma forse uno pensa, vabbè, dopo una volta, dopo due che non fa gol, la terza lo capisce che deve evocare lo spirito, no? Sì, però sono impossibili da bloccare loro. Anche andiamo sulla stessa via, ci smarcano facilmente. Fallo però! Oi oi oi! Dov'è Arion? Oh! Ti è finita l'armatura, baby? No! Perché? Cos'è successo, Arion? Arion, che mi combini? Boh, ci provo? Wow, ce l'ho fatta! Incredibile! E allora... Ah, non posso fare un altro tiro però dopo. Sfondamento. Vabbè, però, se lui non ci prova a fare la tecnica, posso anche parare, posso anche fare gol. Con un tiro normale, no? Potenza massima, ok. E finisce anche lo spirito di Arion. Oh, preciso. 2 a 1, vai così! Grande, ragazzi. Aspetta, però. Mo lo spirito finisce. Posso usare la condivisione di punti tecnica qua? Vediamo un po'. Doppietta di Arion. Ok. Ah, peccato. Ci provo, vediamo un po' se me la fanno fare. No, non me la fanno fare. Va bene, va bene. Aspetta, non ha abbastanza punti energia? Ok, questa è nuova. Cioè, nuova nel senso... Forse potevo farlo, ma non ho abbastanza punti energia. Non lo so, devo vedere. Non mi ricordo bene come funziona la meccanica di condivisione dei punti tecnica. Perché su Inazuma Eleven Go la usavo spesso, la usavo nelle partite. Contro quelle speciali, no? Presa frattale, che non so cosa abbia a che fare il nome frattale con una casa degli spettri, però... Però Arion non ha punti energia. Forse la posso evocare Pegaso, vediamo un po'. Può essere? Eccolo, condivisione PT, eccolo allora, si può fare. Il 45% è tanto. Wow, che voce che hai. No, atterrato malamente, poverino. Ah. Avrei dovuto immaginare che i doppioni non avrebbero resistito così a lungo. Ma ormai manca poco. Ah già, il primo tempo è quasi finito. Sì, ma non mi riferivo a quello. No, a cosa allora? Sta arrivando! 3, 2, 1! Stella! Cosa? Ehi, buongiorno Arion! Non trovi che oggi sia una giornata meravigliosa? Sì, Doraemon. Ce l'ha con me. Quello è Doraemon. Non ci credo, deve essere un sogno. Con quale entusiasmo. Ok, allora, primo tempo è andato. Un po' difficile. Una pausa obbligatoria. Che regola fastidiosa. Tu sei fastidioso. Sapevo che ci saresti fatto vivo, Wonderbot. È proprio il momento giusto. Sì, mi sembri un po' in difficoltà o sbaglio? Puoi dirlo forte. Questa partita è piuttosto difficile. Allora è un bene che il leggendario allenatore Clark Wonderbot sia qui per darmi una mano. Cosa? Un allenatore? Ma sei un orso di peluche! Nani? Sono spariti! Sono i miei doppioni, una specie di cloni. Sono come delle manifestazioni di giocatori, non persone reali. Oh, intendi dire che in realtà non esistono? Mi ero già preso una cotta per una, povero Arion. Beh, sì, puoi metterla così. Ma quanto è triste, Arion, perché quelli non sono persone vere.
Arion, durante la partita ho riportato la linea temporale principale alla normalità. Ho retto primo incontro con il calcio così com'era. Davvero? L'adeguamento del flusso temporale non è immediato, ma minore è il tempo trascorso tra modifica e correzione, più rapido è il processo. Se lo dici tu... Dai, Wonderbot, non entrare nei dettagli. Piuttosto, hai portato ciò che ti avevo chiesto? Per chi mi hai preso? Il portentoso Clark Bob Wonderbot ti ha forse mai deluso? Sarebbe un sì, grande. Forza, vediamo! Via, caccia di fantasmi. Un po' di pazienza! Ho rischiato la vita per riuscire a catturarlo. Madonna. Mi ringrazierai? Ok, perché è tutto pronto! Via! Ha rischiato la vita addirittura. Questo spiega molte cose. Wow. Un tirannosauro! Vai, è ora del mix! Wow! Ok! Cosa sta succedendo qui? Bello! Vai, va tutto bene! Sì! Miximax completato! Hai qualcosa di diverso? Sì! Grazie alle pistole Miximax la mia aura si è fusa con quella del tirannosauro, quindi ho alcune delle sue caratteristiche. Oh, wow! Solo wow? Mi aspettavo di più! Doraemon, sei tranquillo. Fai posare Miximax Trans con Tirannosauro. Faci giurassiche. Ok, faci giurassiche. Sì, Miximax consuma molto più energia del normale. Quindi con la M e poi selezionare il giocatore e Miximax Trans. Tenetemi forte per un secondo tempo da leccarsi i baffi! Ah, i gatti o gli orsi si leccano i baffi. Io sono educato, non faccio certe cose. Ok, Doraemon. Via, secondo tempo! La protocollo Omega è in possesso di palla, quindi sarà una partita che vi investirà con l'intensità di un uragano! Mi piacerà doppiare quel personaggio. Un po' meno quando dovrò fare l'editing con la voce e l'eco, ma... ci penserò poi. Bene, diamoci dentro! Eccolo, Fei! Grande! Se ne scarta uno! Wow, che passo avanti rispetto a prima, sei fortissimo ora! Arion, non distrarti, resta concentrato sulla partita! Per te è facile, sei un dinosauro! Riempi la barra di avanzamento. Ah, ok, questa è nuova. Ok. Se non ci riesco, game over, come nello scorso gioco. Qui abbiamo la barra di avanzamento. Ok, abbiamo ancora Arion, però con lo spirito. E Fei col Miximax, che sembrano molto più forti ora. No, vabbè, Arion può anche stare qua, mi sa che devo segnare con Fei. Ha completato addirittura, bene. La passa Arion. E allora... È destino! Forse non è così difficile adattarmi al loro ritmo. Vedi? Te l'avevo detto. I tuoi occhi avevano solo bisogno di abituarsi alla velocità degli avversari. Ah, non ci scappi! Wow! Ma dai! Oh no! Devo concentrarmi, come ho fatto quando ho evocato per la prima volta il mio spirito guerriero. Pericolo illusorio. Non così in fretta. Forza, ce la posso fare. Oh, ritmo travolgente e bella. Molto carina come tecnica. Pazzesco! Arion Charmed tira fuori un paio di tecniche speciali nuove di Zecca! Ce l'ho fatta! Tegoli illusorio e anche... ritmo travolgente, che è molto bella. Wow, fantastico Arion! Quindi è proprio lui, Arion Charmed! Oddio, fare la voce di Wonderbot sarà una piaga. Sì, Arion, però perché mi tiri male? Devo per forza fare con la T? Devo per forza tirare con te, se no non sei contento tu. Eccolo qua. E... fauci giurassiche? Però mi sa che le mosse con i Miximax non possono aumentare di potenza.
anche se sono a basso consumo di punti, sono molto forti. Vai così. Da quello che so. Per quel poco che so. Feirune ha strappato un gol con un tiro imprendibile. Che incontro da brividi. È incredibile. Lo è davvero, ragazzi, lo è davvero. Un 3-1. È una bella partita. Per me. Per loro no. Ne ho giocate di meglio, però, eh. Ne ho giocate di meglio. Molto più combattute, molto più serrate. Questo è come andare in bicicletta per la milionesima volta. Non sono nulla di che. Ma non sono capaci di grandi cose gli avversari, eh. Per un pelo. Ancora Fauci Giurassica, allora, dai. Yeah. Bam, Medea, e vai. Che bello, che bello. Vai così. Hey. Freio. Non avrete un'altra opportunità. 3-4 volte che me lo dici. Attenzione. Oh, è finito. Peccato. Sinistra. Ok, te la rubo. Ma che... Manco se ci spero te la rubo. Difesa, ho lo spirito. Oh. Vediamo un po'. Sfondamento. Grande, grande, grande. Se continua così ce la faccio a fare un gol, eh. Vai, contro tre, vai, tripla. Ok. Allora sì, ce la facciamo a tirare, Arion, eh. Eccolo qua. Pugno di Pegaso. Quanto mi carica sta mossa. Quanto mi carica. Mi gasa. Stordito. Ma di cosa stiamo parlando, gente? 5-1. Protocollo Omega. A casa. A casa. Monnezza siete. Un po' li devo schernire, fa scena. Ok, lo spirito mi sa che finisce un'altra volta ora. Sì. E possiamo rievocarlo ancora? Ah no, sto a 0 punti, quindi non posso proprio. Neanche ci provo. Oh no, creepy? Le creepypasta? Accidenti. Oh, attenzione, chi è lei? Hayley? È pelosa. Hayley. Hayley significa peloso, Hayley. Ah, ragazzi, ci stanno prendendo in giro. Ci prendono in giro. Dai, fatevi valere. Non fatevi trattare come delle nullità. Oh. È servito qualcosa allora. Ah, ma c'ha... Oh, ragazzi, che succede? È servito allora parlare. No, quello è morto. Alfa, rapporto. Oh, che succede? Affermativo. Di cosa starà parlando? Lo so, Arion. Ricevuto. Eseguo gli ordini. Che succede? L'interruzione temporale eseguita in precedenza su Arion Sherwind si è rivelata inefficace. E allora? Cosa? Ma com'è possibile? Devono aver interferito. Sì! Il tempo, per sua stessa natura, tende a rifluire verso il suo percorso originario. Un flusso temporale ricostituito diventa difficile da attaccare. Ma? La partita finisce qui. Sì, finisce qui la partita perché ci avete paura. 5-1, stiamo vincendo. Non si fa così. Non si fa così. Perdenti. Nel mondo di Nazo Eleven puoi spendere punti passione? Sì, questo lo so. Queste sono le basi.
Beh, se abbandonate l'incontro, significa che siamo noi i vincitori. Ma anche se finiva il tempo, 5-1, penso che... Alieni, sicuramente sono alieni. Dai. Quello è un disco volante. Ehi, anche oggi finisce questo secondo episodio di Inazuma Eleven Go Chronostones. E come ho detto appunto nel primo video, avrei fatto il video massimo di 30 minuti, ma ovviamente c'è sempre l'episodio che viene un pochino più lungo, ma non è un gran problema, chi se ne importa alla fine. Io come sempre vi rimando ai link in descrizione per i miei social su Twitter e Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre domani con Inazuma Eleven Go Chronostones. Bye bye!